Rossella. Allora, voglio esprimere le mie impressioni di questo nostro incontro e devo dire che sono in uno stato vibratorio elevato e sono gioiosa, sono felice. E sono felice perché comunque hai confermato, grazie a Michele, l'Arcangelo Michele, in quanto io sentivo, ma non avevo ancora il coraggio di dirmi che era tutto ok e che questa è la strada, diciamo, che sto percorrendo. Una cosa bellissima che mi è rimasta impressa. E questa richiesta da parte dell'Arcangelo Michele di colorare la mia vita, che mi rende gioiosa, e devo dire ancora una volta, voglio confermare con questo che Michele veramente ci parla di noi direttamente al cuore. E quindi lui sa quale parole, adesso mi rendo conto col senno di poi, quindi dopo il nostro incontro telefonico. Mi rendo conto che hai usato te come tramite per darmi ancora una volta di più la prova alla mia razionalità, che è così proprio come tu mi hai delucidato. Cioè, sono veramente giorni e giorni, forse qualche mese, che penso di dover colorare alcuni mobili della mia casa, quindi in parte l'ho fatto e di recente pensavo anche che vorrei tornare a dipingere, quindi a mettere colori, non l'ho fatto perché penso che sto facendo già tante cose e quindi anche questo magari mi toglierebbe tempo ad altro che voglio anche fare con gioia. Però questo invito a colorare allora mi conferma che devo anche dedicarmi alla pittura. È solo questo un aneddoto per dire come l'Arcangelo Michele ci chiede l'integrità, ci chiede la verità e di connetterci appunto e di stare attenti a rimanere appunto nella connessione dell'integrità e della verità. Non so in questo momento aggiungere altro, spero attraverso le mie parole che passi la gioia di questo incontro e la pace ecco, che sento nel cuore e in più un'altra conferma a proposito di questo fiore che è stato un po' simbolo insomma del nostro incontro e la rosa avevo dimenticato, è importante anche nella mia vita. Perché era il fiore che la mia mamma, diciamo, mi donava e mi diceva sempre: tu sei nata nel mese di maggio, che è il mese della Madonna e delle rose. Quindi grazie, grazie di cuore e ti mando un abbraccio di luce.